Gigi, lei è stato uno dei primi malati Covid a Torino ed è anche un noto ristoratore. Due ripartenze, come ce le racconta? Allora, sicuramente la prima ripartenza, che è quello che mi vedete qui, quindi a rispondere alle vostre domande, e quindi è andata bene. Sono stato curato molto bene dal medico di Savoia. Il post-polmonite è un po' lungo, però diciamo che sta andando bene. Va. Com'è stato quel periodo? Non è stato dei più felici, dirò, perché comunque perlomeno la prima settimana è stata dura. Non sono mai stato intubato perché comunque respiravo con i miei polmoni, però sai, i pensieri, le persone che avevo a fianco che stavano molto peggio di me, quindi mi davano da pensare. Quindi sanitari, infermieri, sempre bravissimi, al medico di Savoia bravissimi. Con lo scafandro, quindi dico, mi hanno curato benissimo, anche perché sono stato poi alla fine 8 giorni, e dal 3-4 marzo al 13. Ecco, nel frattempo che cosa è successo nel tuo locale? Nel frattempo nel locale è successo come tutte le cose, che mi hanno dovuto chiudere così, fretta e furia, perché nel momento che ho saputo la mia positività ho detto chiudete, basta. Poi siamo chiusi dal 5 di marzo. 5 di marzo e riapriamo 28 maggio. Che senso ha rialzare quella serranda? Un senso di desolazione. Cioè, pensare di non vedere, sai, il mio locale pieno di gente, gente sorridente. Spero che ritorneranno sicuramente. Sicuramente ci vorrà un anno di tempo, perché nell'immediato sono sicuro che si vedrà poco. Si va molto poco. Ho organizzato di fare una manifestazione esagerata, la faremo lunedì. Poi abbiamo comprato dei macchinari che arrivano tra mercoledì, quindi ho l'ozono, una macchina per l'aria. Devo approntare il locale perché sia, soprattutto per i clienti e per noi che ci lavoriamo, sicuro. Quindi mascherine, termometri, separé, tutta roba che mi arriva tra lunedì e giovedì, e quindi io deve essere pronto. Come rivoluzionerai l'ambiente? Saranno tutti tavoli da due, perché su un tavolo da quattro, a meno che non sia dello stesso nucleo familiare, non ci puoi stare. Quindi tutti tavoli da due, e sarà un terzo della capienza che avevamo prima. In più domani mattina montiamo il dehors, quindi un po' per il periodo estivo, diciamo che un polmone di d'aria ce l'abbiamo. Tu avevi detto in tempi non sospetti, quasi un precursore, sarà peggio da questa crisi. Ma infatti è così, che io la mia polmonite è quasi guarita, ma questa storia del Covid è veramente è una cosa che ci portiamo veramente. E il problema sarà molto probabilmente, spero di no, sarà quest'inverno secondo me avremo un problema serio, perché se aumentano i contagi è veramente una catastrofe, almeno per il mio settore è così. Torino ce la farà? Lo spero tanto, anche se siamo una delle regioni messe peggio, però a differenza della Lombardia, che loro sono già andati, Torino, noi da Torino siamo un po' più cauti, cauti, certo.